La rappresentanza dei lavoratori a livello aziendale, RSA e RSU. Le rappresentanze sindacali aziendali. L'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori garantisce la presenza del sindacato in azienda mediante la possibilità di costituire nelle unità produttive con più di 15 dipendenti rappresentanze sindacali aziendali. Esse sono costituite ad iniziativa dei lavoratori a condizione che la nomina sia riconosciuta da un sindacato in possesso di determinati requisiti. La norma, nel testo originario, sostanzialmente riconosceva il diritto alla costituzione dell'RSA alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, determinando di fatto una posizione di privilegio per i sindacati affiliati alle tre storiche confederazioni italiane, CGIL, CISL e UIL. L'articolo 19 dello Statuto disponeva: rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali non affiliate alle predette confederazioni che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva. Le insofferenze verso queste regole di costituzione dell'RSA, sospettate di illegittimità costituzionale, cioè per la posizione privilegiata delle confederazioni rispetto agli altri sindacati, si sono tradotte nell'istanza di referendum popolare sull'articolo 19, con cui è stata abrogata la lettera A e modificata la lettera B. Per effetto delle modifiche apportate a seguito del referendum popolare, l'articolo 19 dello Statuto è stato così formulato: rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatari di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. Il referendum, in sostanza, facendo venir meno il riferimento, scusate, alla maggiore rappresentatività, ha avuto l'effetto di riconoscere a qualsiasi associazione sindacale, anche minoritaria o non confederale, il diritto alla costituzione di una propria RSA. Infatti, l'unico requisito posto dalla norma è per tutte le associazioni sindacali la stipulazione di un contratto collettivo di lavoro di qualsiasi livello applicato nell'unità produttiva. Viene incluso ai fini dell'abilitazione alla costituzione dell'RSA anche il livello contrattuale aziendale. In pratica, per avere diritto alla RSA, il contratto collettivo applicato all'unità produttiva non deve essere più necessariamente di livello nazionale, come previsto originariamente. Sicché, dopo il referendum, da un lato sono relativamente avvantaggiati i sindacati non confederali, che difficilmente avrebbero avuto la forza di concludere da soli un contratto di livello nazionale, ma sì quello aziendale, se forti nell'unità produttiva, accedendo così alla RSA. Dall'altro, i sindacati confederali devono dimostrare un'effettiva capacità di rappresentanza in quanto non è più sufficiente l'adesione alla confederazione maggiormente rappresentativa. Negli ultimi anni, la divergenza della linea d'azione delle tre confederazioni sindacali, CGIL, CISL e UIL, è scaturito un pesante contenzioso nelle aule giudiziarie in relazione al cosiddetto caso Fiat, la mancata sottoscrizione del contratto collettivo da parte del sindacato metalmeccanico della CGIL, la FIOM, aveva determinato l'esclusione di tale sindacato dalla rappresentanza nelle fabbriche del gruppo. In esito a tale contenzioso, la Corte Costituzionale, con la sentenza 23 luglio 2013, numero 231,
Ha offerto una nuova lettura dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori e dei criteri per l'accertamento della rappresentatività sindacale ai fini della costituzione di una RSA. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, primo comma lettera B, dello Statuto dei lavoratori, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. Tenuto conto del mutato scenario delle relazioni sindacali, caratterizzate negli ultimi anni dalla rottura dell'unità di azione delle organizzazioni maggiormente rappresentative e dalla conclusione di contratti collettivi separati, si è inteso riallineare il contenuto precettivo dell'articolo 19 alla sua finalità, e cioè promuovere l'attività del sindacato quale soggetto portatore di interesse del maggior numero dei lavoratori. Con la sentenza 231 del 2013, la Corte Costituzionale non effettua un'abrogazione della norma posta al suo vaglio e del relativo criterio selettivo, che avrebbe dato luogo ad un vuoto normativo. La Consulta è intervenuta con una pronuncia avente l'effetto di estendere la legittimazione alla costituzione di RSA e quindi di riconoscerne la rappresentatività, anche ai sindacati che abbiano attivamente partecipato alle trattative per la stipula di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, ancorché non li abbiano poi sottoscritti. Le confederazioni sindacali hanno riformulato il requisito della rappresentatività in ossequio al dettato della Corte Costituzionale. L'accordo Confindustria con CGIL, CISL, UIL del 2014, recante il testo unico della rappresentanza, esplica il criterio della partecipazione alla negoziazione, cui fa riferimento la Consulta ai fini del riconoscimento del diritto alla rappresentanza aziendale. In particolare, l'associazione sindacale deve raggiungere il 5% di rappresentanza, deve aver contribuito alla definizione della piattaforma negoziale e deve aver fatto parte della delegazione trattante l'ultimo rinnovo del contratto collettivo secondo le nuove regole dettate dallo stesso accordo interconfederale. L'accordo Confindustria e CGIL, CISL, UIL del 28 febbraio del 2018, cosiddetto patto per la fabbrica, sulle relazioni industriali e la contrattazione collettiva ha poi consolidato i principi e le procedure del testo unico sulla rappresentanza del 2014. L'acquisizione dei dati relativi alla misura della rappresentanza, iscritti e voti, delle parti stipulanti, i contratti collettivi, sindacali e datoriali e la loro certificazione è essenziale per rendere efficaci ed esigibili i contratti collettivi, auspicando il coinvolgimento di soggetti istituzionali quali il CNL. Sulla misura della rappresentanza è inoltre rilevante la convenzione del 19 settembre 2019, firmata tra INPS e INL, Confindustria, CGIL, CISL e UIL, che ha dato completa attuazione al testo unico della rappresentanza del 2014. Il passaggio alle rappresentanze sindacali unitarie. L'accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 e l'accordo del 28 febbraio 2018. In base agli accordi interconfederali, le confederazioni sindacali hanno assunto l'impegno alla progressiva sostituzione delle RSA con le rappresentanze sindacali unitarie. La prima previsione in tale senso è contenuta nel protocollo d'intesa del 23 luglio 1993, sulla base delle indicazioni dell'accordo quadro del 1991. Tale impegno è stato ribadito con l'accordo Confindustria CGIL CISL UIL del 10 gennaio 2014, recante il testo unico della rappresentanza,
in attuazione di quanto stabilito negli accordi interconfederali del 28 giugno 2011 e del 31 maggio 2013. Le disposizioni di tale ultimo accordo vanno ad integrare e, ove opportuno, sostituire quelle già previste dall'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, che aveva disciplinato la Costituzione, i compiti e il funzionamento dell'RSU. Il sistema contrattuale e della rappresentanza delineato dagli accordi interconfederali del 2011, 2013 e 2014 ha come ambito applicativo quello delle parti firmatarie, cioè le tre storiche confederazioni sindacali, CGIL, CISL e UIL, e la controparte datoriale, Confindustria. Il sistema della rappresentanza vale quindi soltanto per il settore industriale e in tal ambito soltanto per le associazioni datoriali affiliate a Confindustria e per le associazioni sindacali che aderiscono alle confederazioni firmatarie dei predetti accordi, anche se le nuove regole possono essere estese ad altri settori e associazioni datoriali. L'accordo Confindustria e CGIL, CISL, UIL del 28 febbraio 2018, il cosiddetto patto per la fabbrica, sulle relazioni industriali e la contrattazione collettiva, ha poi consolidato i principi e le procedure del testo unico sulla rappresentanza del 2014. L'acquisizione dei dati relativi alla misura della rappresentanza, iscritti e voti delle parti stipulanti i contratti collettivi, sindacali e datoriali e la loro certificazione è essenziale per rendere efficaci ed esigibili i contratti collettivi. Il 12 dicembre 2018 è stata poi siglata da Confindustria e CGIL, CISL, UIL l'intesa di attuazione del patto per la fabbrica, che riguarda in particolare i temi della salute e sicurezza sul lavoro. Nell'ambito dell'intesa è compreso l'accordo interconfederale sulla rappresentanza e pariteticità in materia di salute e sicurezza, con il quale è stato integralmente sostituito l'accordo del 1995. Come per le RSA, anche le RSU possono essere costituite nelle unità produttive di aziende che hanno più di 15 dipendenti. L'iniziativa per la costituzione delle RSU può essere esercitata congiuntamente o disgiuntamente. Il diritto a partecipare all'RSU aziendale è riconosciuto, secondo quanto stabilito dall'accordo interconfederale del 2014, ai sindacati aderenti alle confederazioni firmatarie dell'accordo stesso o alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'unità produttiva. Possono partecipare all'elezione dell'RSU anche le organizzazioni sindacali di categoria non confederali o non firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che abbiano comunque effettuato adesione formale al contenuto dei suddetti accordi interconfederali e che abbiano una certa rappresentatività nell'unità produttiva. Il numero dei componenti dell'RSU varia a seconda del numero di lavoratori occupati in ciascuna unità produttiva. In particolare, l'accordo prevede che esso sia pari a 3 componenti nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti, e infine 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero precedente. Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale. Votano tutti i lavoratori non in prova e a scrutinio segreto tra liste concorrenti. I componenti delle RSU sono determinati con criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Le RSU durano in carica 3 anni e godono degli stessi diritti e doveri previsti dallo Statuto dei lavoratori in riferimento ai membri delle RSA. Ora vediamo la tutela dei rappresentanti sindacali. Onde rendere effettivo,
il diritto a svolgere l'attività sindacale all'interno dell'azienda, lo Statuto dei lavoratori prevede, come già detto, al titolo 3, una serie di garanzie a tutela dell'attività delle rappresentanze sindacali all'interno dell'azienda. È previsto, infatti, una tutela in materia di licenziamenti, mediante una particolare procedura cautelare ed urgenza per ottenere la immediata reintegra nel posto di lavoro del sindacalista illegittimamente licenziato. Inoltre, il trasferimento da una unità produttiva ad un'altra è consentito solo previo nulla osta del sindacato di appartenenza. Sono previsti poi, in favore dei dirigenti delle rappresentanze sindacali, dei permessi, che possono essere retribuiti per l'espletamento del loro mandato in azienda e non retribuiti per partecipare a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.